João Mano. Allora, innanzitutto, ragazzi, qualora vi facesse piacere, visto che tanto non lo dico, iscrizione al canale è gratis, basta un clic. Iscrivetevi ed attivate la campanellina se vi fa piacere, altrimenti non ci sono problemi. Venerdì dovrei fare una mini live, un video con Alessandro Catto, che stimo molto dal lato calcistico. Anche se lui è sempre stato scettico sugli arbitri, ma non ci sono problemi. Questa è la dimostrazione che ognuno in questo canale la può pensare come vuole. No, ci sono anche utenti che non credono agli arabi, non ci sono problemi, come io non credo, come noi non crediamo ad InvestCop. A proposito di InvestCop, di giornalisti che fino a 3 mesi fa erano dei cialtroni e dei charlatani e ora fanno le live insieme. Questo vi fa capire cosa hanno in testa determinate persone. Prima erano dei cialtroni, scrivevano su un giornale di merda. Ora fra breve li vedrete insieme fare le live come vi hanno detto, no? Ma a quella capretta che bruca erba medica, gli vorrei dire una cosa. Quella capretta che fa il professore, compliments. Compliments. Vieni qua, saluta. Saluta, compliments. Ciao, compliments. Diglielo. Date i soldi a loro, non li date a compliments. Ah, vai. A quella capretta che bruca l'erba medica, gli vorrei dire che il Bahrain fa parte della penisola arabica, mi hanno scritto, diglielo, e quindi è peninsulare che va da ripetizione di geografia oltre che di inglese. Sono 33 le isole si trovano nel Golfo Persico al largo della costa settentrionale della penisola arabica. Studia prima di fare informazione, di chiedere soldi, devi studiare. Devi studiare. Compliments. Allora, lo ripeto, ragazzi, non date soldi a questi cialtroni, aiutiamo loro, aiutiamo gli animali, canili, gattili, compriamogli un sacco di rocchine. Vai, vai a giocare, ragazzo, divertiti, vai. Vai, vai. Vai a giocare, dai. Allora, perché Inter da Champions? È scoppiata questa domanda. Questa squadra è bipolare. Perché Inter da Champions? Perché il campionato si fa ridere? Le mie motivazioni quali le sono? Te le spiego. Se mi dai un attimino e stai calmo, te le spiego. Ah, c'è un allenatore che è bravo, è molto più bravo a preparare le partite secche che a gestire la maratona. Perché per gestire la maratona devi avere anche una certa gestione dello spogliatoio barra delle varie personalità che hanno i giocatori. Io ti posso dire, ieri sera, bellissima partita, l'Inter ha sporcato, soprattutto nel primo tempo, il gioco del Benfica, non lo ha fatto giocare, partita preparata benissimo, gente che corre, gente che si impegna, cosa che non vedi in campionato. Ma in campionato i risultati, come all'allenatore gli vanno dati i meriti per la partita di ieri, perché è giusto criticare quando le cose non vanno bene, è giusto elogiare quando le cose vanno bene, perché ieri tutti hanno fatto bene, dall'allenatore a chi è entrato, tutti hanno fatto bene. Però io ti potrei dire, ma questo allenatore nelle partite meno importanti non riesce a prendere per il collo i giocatori di Dio, svegliati, forza, è importante anche questa come partita. Cioè, deve riuscire, non riesce a dare le motivazioni in determinati contesti e in determinate partite. Mentre in altri contesti le motivazioni vengono da sole, anche perché, secondo me, mi sono segnato i giocatori in scadenza. Tra l'altro saluto Maurizio e lo ringrazio perché grazie ai suoi contatti in Cina sono venuti a scoprire delle cose molto, molto importanti. Domani sera, ore 21:30, live. Perché questi giocatori vanno a 3.000 in Champions e in campionato fanno ridere? L'allenatore non riesce a motivarli in campionato, cosa numero uno, perché vedi anche l'atteggiamento diverso, l'atteggiamento proprio, l'atteggiamento, capito? Il linguaggio del corpo dei giocatori è totalmente diverso rispetto a una serata fantastica come ieri sera dove sono ancora elettrizzato. Ma perché una squadra che ha una proprietà uscente, i giocatori l'ho segnati, i giocatori che vanno via sono circa 15, 12 in scadenza, altri 3 gli scade il contratto 2024. Un allenatore che sa che deve andare via. Ho segnato anche i nomi di tutti i giocatori. Qua molti sono ultra trentenni. Addirittura la partita prima di questa in Champions abbiamo giocato con 6 parametri zero.
Quindi in una delle partite, in una di queste partite di Champions, su 11, 6 erano parametri 0. 6 degli 11 titolari. Questo già ti fa capire. Tra l'altro, oltre ad essere ultra trentenni, molti non hanno mai toccato questi traguardi, vedi Acerbi e tanti altri giocatori, tranne Mkhitaryan, lo stesso Brozovic, no? Non è mai arrivato a una finale di Champions League. Secondo voi, quindi, l'allenatore è foglio di via, una proprietà uscente, 14 giocatori che comunque devono trovarsi in un'altra squadra. Secondo voi a cosa danno precedenza, la Champions League o al campionato? E purtroppo è quella la scelta che hanno fatto, che ormai è davanti agli occhi di tutti. Preferiscono dare tutto, energie fisiche e mentali, in Champions League e non in campionato, dove ancora fortunatamente ce la possiamo giocare per il quarto posto. Anche perché la Champions, cioè arrivare in fondo, sarebbe un obiettivo clamoroso che potrebbe aprire scenari all'allenatore, a 16 giocatori che vanno via, potrebbe dare immagine al presidente che sta uscendo. Quindi è tutto un insieme di cose che in quel contesto lì ti dà delle motivazioni particolari rispetto al campionato. Ecco perché l'Inter va molto meglio in Champions League. E poi, ragazzi, la Champions League la vinci con i dettagli, la vinci, serve fortuna, serve la squadra in forma. E ti ripeto, l'Inter ieri, il Benfica, ragazzi, ha spianato la Juve. Di cosa vogliamo ragionare? E Allegri in Coppa è molto bravo. È che noi... Ieri l'Inter ha giocato in maniera perfetta, sporcando il gioco proprio del Benfica, soprattutto nel primo tempo. Hai visto un Barella mostruoso, non lo vedi mai Barella in campionato così. Lautaro Martinez purtroppo sta attraversando il solito periodo di appannamento, ma comunque hai visto un centrocampo ieri che ha tenuto proprio la squadra in mano. Cioè il centrocampo dell'Inter ieri è andato benissimo e mancava Çalhanoğlu, quindi... Brozovic, l'atteggiamento di Brozovic, vuoi mettere l'atteggiamento di Brozovic di ieri in Champions rispetto a quello di qualche giorno prima in campionato, dove fai vigile e sbraccia? Ecco perché l'Inter va meglio in Champions rispetto al campionato. Ti ripeto, ora bisognerebbe riuscire a fare anche un po' meglio, basterebbe il campionato per arrivare ai quarti, perché è un campionato talmente scarso, dove c'è il Napoli e fa un campionato a sé, ma le altre, su per giù, siamo tutti lì. Servirebbe un po' più di attenzione, un po' più di grinta. L'allenatore dovrebbe tirar fuori un po' più di grinta anche in campionato. Non c'è solo la Champions, Inzaghi, c'è anche il campionato. Intanto è difficile l'Inter vinca la Champions League. Io me lo auguro, no? Io me lo auguro. Questo è tondo, no? Lo vedi? Non si sa mai. Però bisogna essere anche realisti. Quindi questa è una squadra bipolare, ma anche perché secondo me tanti... in quel contesto lì della Champions hanno certe motivazioni e tengono un certo atteggiamento, mentre da altre parti il campionato non riescono a tenere quella concentrazione. Allenatore che è più bravo a preparare le partite secche che a gestire la maratona, dove nella maratona però poi alla fine i difetti vengono fuori, perché lungo andare si vedono i difetti, no? Nelle partite secche si parla di 8-10 partite è più bravo a prepararle, ragazzi. Non è che ma avete contestato Inzaghi ora. No, fermo. Quando l'Inter gioca male, fa male, è giusto, secondo me, dire la propria. Quando l'Inter fa bene, bisogna riconoscerlo, perché ieri il campo cosa ha detto? Il campo ha detto che l'Inter ieri ha fatto bene. Basta. Non c'è altro da dire. Quindi, io te lo ripeto, io non sono Scaramantico. Toccatevi tutto quello che vi pare. Anche se sarà dura per il Milan, perché il Napoli è una grande squadra. Io tra Milan e Napoli in semifinale, per me abbiamo tante chance di andare in semifinale, ma questo penso sia davanti agli occhi di tutti. Io preferisco incontrare il Milan per tanti motivi rispetto al Napoli. Io vorrei il Milan in semifinale, è un mio sogno, Inter Milan in semifinale di Champions League, anche perché sono più scarsi del Napoli. Ma nelle coppe si trasformano. Nelle coppe si trasforma anche l'Inter di quest'anno. Non si trasformano solo loro, ma ci trasformiamo anche noi. Quindi, rinnovando alla Capretta di studiare sia l'inglese che Bahrain, Arabia Saudita, aveva detto che poi Abu Dhabi era in Arabia Saudita. Cioè, studia un po' di più se vuoi fare informazioni. E soprattutto non rompere i coglioni. Ciao, Inter. Dai!